Buonasera, sono Anna Zamolo, qui con me c'è Michele Moro. Siamo a Sutrio, nella Casa del Legno, ex Segheria Marsilio. E siamo qui per presentarvi la nostra mostra, che è una mostra dedicata alla carnia. E si intitola L'Aneste Chiarnie e la So Int. È una mostra articolata in due tecniche. La mia è una sì, sono quadri dipinti su stucco con colori acrilici. Io faccio la ritrattista da molti anni e invece Michele è un maestro della scultura del legno che presenta le sue opere con una tecnica di intaglio e di scultura. Le sculture sono a tutto tondo, sono presentate in quattro figure di gente carniela, diciamo. Poi ci sono i quadri dove, tratti da fotografie, da vecchie fotografie, oppure sono ritratti di foto, magari fatte io o qualche altro fotografo, insomma. Questo è un quadro che, diciamo, è una scena di una magia del legno che abbiamo fatto qualche anno fa, e in questa immagine viene un po' racchiuso il significato anche di Sutrio, dove c'è l'intaglio del legno e dove c'è poi anche la scuola di ricamo. Come tecnica è sempre una pittura acrilico su stucco. Infatti c'è uno spessore di stucco dove poi viene dipinto e poi c'è una verniciatura finale. E questo diciamo, l'ho scelto proprio perché richiama un attimo il significato di questo posto. Allora, questo qua, quasi tutti i quadri son fatti col tiglio. Ci son delle statue in larice, in platano. Poi ho usato anche il noce in certi quadri, quelli più vecchi, diciamo. Dicevo, questo qua è una delle poche persone ancora in vita. Generalmente sono tutte decedute, tutte foto un po' anticotte. Questo qua è tratto da una foto di Schiava degli anni 30. Sarebbe la fontana di Priola, con tutti i personaggi di quel tempo. Ah, una cosa volevo dire: nei miei quadri, se non si sono in foto, ho messo dappertutto un animale, uno o due animali. In questo caso c'è il cane che fa i bisognini. Anche questo non è finito, cioè è finito, però non è dipinto. È di recente produzione, sarebbe mio nipote che avrà avuto 3-4 anni, adesso ne ha 18, quindi è un po' di tempo fa, è una foto che avevo fatto io e mi è riuscita abbastanza bene, devo dire. Questa è una tecnica, diciamo, semplicemente un acrilico su tela. E sono due immagini contrastanti, però che in una figura rappresentano la fiducia, la prospettiva verso il futuro. Nel secondo c'è come un segno di malinconia che guarda un po' forse al passato. Io di base faccio la ritrattista, per quello vedrete più che altro ritratti. Questo è un quadro che anch'io mi appoggio un attimino alle foto vecchie della Carnia. Questo è tratto da una foto di Segalla di Paolaro. Anche qui la tecnica è pittura acrilica su stucco, su una base di stucco. Cerco di mettere sempre in evidenza delle scene
dove c'è poi il fanciullo, il bambino con l'anziano. Questo è il ritratto di mio nonno, uno delle tante versioni, perché l'ho ripreso più volte, ecco. Diciamo che si tratta di togliere sempre quello che c'è in più, nient'altro. Questo qua invece sarebbe mia nonna che è proprio, era piccolissima, però aveva una forza e una roba da intierniella. C'è da dire che dovessi fare quello che era in foto, praticamente il fieno veniva ancora più su, quindi era una cosa impressionante. Questa qua è sempre una donna di Sutrio, la Catin. Questo invece è Baldo, Teobaldo di Ronco. Questo è un signore di Illegio, morto anche lui. Ecco. Questo invece è uno scorcio di Sutrio, dove c'è Capote e la Oliva che erano. Queste sono due nonne del mio paese, si chiamano Aman ed Isma Maria, e praticamente è una foto di privati. Praticamente la nonnina che lavora ai ferri è più vecchia, sono due sorelle, e lavorava al posto della sorella che era più giovane perché era stata operata di cataratta. Questo è un piccolo particolare della scena. Comunque sono veramente un'immagine dolce, ecco, da vedere. Questo è il classico alpino friulano, diciamo. Questo è tratto da una foto di Marco Gesiot, datato 2010. Anche questo è un ritratto di mio nonno. Una faccia un po' particolare, col CAI. Questa invece è una signora di Sutrio, anziana, anche lei morta. L'Angeliche. Qui abbiamo i nonni di Michele, che sono stati fatti con la tecnica della pittura. Così in questa mostra riusciamo a mettere in evidenza due tecniche con gli stessi soggetti, in modo da far capire le profondità con le ombre chiare e scure e la profondità dell'intaglio nel legno. Questo è tutto su tela e questo è su stucco. Anche queste sono foto di Giuliano Doriguzzi. In questo quadro praticamente si vede da una foto di Brisighelli, sarebbe praticamente uno scorcio di forni di sotto, mancava naturalmente l'animale che io prontamente ho messo perché mi sembrava che fosse un rientro dalla campagna, ecco.
Questa è un'opera incompiuta perché praticamente allestiva la mostra e mi manca ancora sta parte di finire, però è uno scorcio di Noiares, la chiesa, una transumanza. Questo è un quadro che purtroppo è stato, mi si era bruciato, e aveva diciamo un paio di millimetri di fuligine, e sono riuscito a spolverarlo così, però mi sono andati via tutti i particolari, non l'ho voluto, lasciare così com'è, a ricordo dei fuochi. Questo invece è una delle prime cose che ho fatto, è uno scorcio di sutrio dove ho inserito mio nonno, mia nonna e c'è pure mio cugino che mangia il gelato. Anche questo è uno scorcio di sutrio dove una domenica ho trovato due miei zii e un altro signore che discutevano. Ho pensato bene di fare una foto, poi l'ho riportata in tridimensionale. È già datata, mi sembra, 1983. 1983. Una delle prime cose che ho fatto. Queste qua invece sono sempre nel quadro precedente, e se trovano sempre nel quadro precedente una foto di Dori Guzzi, sono i miei nonni. È un po' un lavoro un po' difficoltoso perché le facce sono praticamente di fronte. Anche questa è un'immagine tipica anche dei nostri territori, dove ci si sofferma spesso a guardarci intorno e così anche la natura, quelle piccole cose che abbiamo vicino a noi. Questo è un mio zio, è una foto che gli ho fatto io. Anche qui mi sono appoggiata a una delle foto di Segalla di Paolaro, e dei lavori nei campi. Qua c'è un signore che praticamente sta intagliando, lavorando la Dalbides in legno. Anche questa è una foto di privati. Questa qui è, anche questa è una foto dei primi del 1900. Ha la caratteristica che ha la pipa, così mi hanno raccontato, tedesca, perché è leggermente incurvata, e ha il bastone col corno del camoscio, no? Sì. Sì. Ecco, qui c'è un primo piano della lavorazione del legno. La maschera. Della maschera, sì. E questa è una tipica nonna, diciamo, questa è una foto di una nonna resiana, la babbizza la chiamano. E anche qui abbiamo una nonna che era abitudine vederle sedute fuori casa a guardare o a chiacchierare, ecco. Senti, questo è un cacciatore al ritorno dalla caccia, c'ha la preda, un gallo forcello, e sul legno di cedro. E
credo l'anno scorso, 2015, credo questo qua. Anche questo è un quadro di cacciatori dove si vede il cacciatore che è stato a caccia, ha diciamo, depositato due cani e riparte con un altro. Così lo interpreto io perché praticamente è una stampa che ho trovato adesso non so dove, mi è piaciuta e così l'ho messa su un quadro. Questa invece è una delle prime sculture a tutto tondo che ho fatto, grandi. È un cacciatore, amico mio, Luciano, che ritorna alla caccia con la sua preda. E in questo caso le corna del capriolo non sono la realtà, diciamo, perché non avendo legno abbastanza ho dovuto fare quello che com'era il legno, ecco. Quindi la corna invece di andare verso l'esterno va verso l'interno e c'è uno che addirittura ha preso, si vede un colpo e piegata in avanti, questo per poter permettere al cane di annusare l'animale, ecco. Ecco, qui visto che siamo in zona di Sutrio, ho voluto portare dei tre disegni a matita e carboncino che ho fatto ultimamente. Per ricreare un attimo sempre quegli ambienti, perché queste sono sempre datate, dei anni 30 o 40. Sono scorci del paese di Noiaris, che è una tecnica che ho usato all'inizio della mia, diciamo, quando ho iniziato, ecco, a far disegni. Dopo sono passata alle tecniche successive. Ecco, in questo caso, questo è un quadro ripreso da un quadro di un pittore di Colloredo, ho 93 anni, Otto D'Angelo. Come sarà anche il successivo? Niente, è una scena di che mi vedo io con mio nonno che aveva l'asino che sgranocchia le pannocchie e io mi mangio una pannocchia. Così è una scena che è di 50 anni fa abbondanti nella mia testa. Anche questo è tratto da un quadro di Otto D'Angelo dove c'è praticamente l'uccisione del maiale. E lui diciamo, ha dipinto il Friuli, ma praticamente sono le stesse scene che mi ricordo io da bambino, insomma. Quando da bambino appunto ti facevano tenere la coda, perché era tutta una cerimonia l'uccisione del maiale. Ecco, questo è una scultura che ho fatto l'anno scorso, e dove praticamente riprendo il quadro che mi si era bruciato e piuttosto che sistemare il quadro ho voluto riprendere la stessa scena e rimetterla a tutto tondo.
Anche questo qua è di recente produzione, tanto non è dipinto, dove praticamente dovrebbe essere Romeo e mio nipote Nathan. E anche questo un quadro di, tratto da una foto di Brisighelli che avevamo visto prima, è sempre ambientata a Forni di Sotto, dove ci sono altri personaggi, ecco. Qua ci sono tre madri e quattro e cinque figli. In questo caso ho pensato di aggiungere una chioccia con i suoi pulcini. Io concludo l'esposizione dei miei quadri con questi due, dove qui c'è un bimbo di profilo e qui abbiamo la donna carnica che è stanca dopo la giornata nelle campagne appoggiata alla gerla. Anche questa è una foto tratta da Segalla di Paolaro. Con questo concludiamo la nostra esposizione e presentazione della nostra mostra. Siamo felici di avervela presentata. La mostra rimarrà aperta fino al 4 di settembre e vi aspettiamo. Grazie e arrivederci.